meno soldi, ma comunque buone prospettive. Sì, buone prospettive, perché investiremo ancora sui giovani in maniera molto, molto avanzata già dal 2014. La negatività sta nel fatto che il pagamento storico, cioè la distribuzione delle risorse a livello nazionale, è dato molto alle quelle regioni che poi non spenderanno le risorse. Questi 300 milioni per la messa, diciamo così, della gestione del territorio non vi va giù? No, non ci va giù il fatto che il piano irriguo nazionale, che dovrebbe essere di competenza dello Stato e quindi provenire dal bilancio dello Stato, venga messo a carico delle risorse del mondo agricolo. Facciamo di necessità virtù, perché in un momento particolarmente difficile come questo, soprattutto sulla parte irrigua, è importante intervenire, ma sappiamo che le competenze sono dello Stato e vengono risolte invece un'azione di tutte le regioni del nord soprattutto. Assessore, ci sono delle regioni che in rapporto rispetto al Veneto spendono meno di risorse? Sì, questa è una grande problematica. Un esempio per tutti: la Regione Veneto nei prossimi 7 anni metterà a disposizione 200 milioni di euro per riceverne 1,2 miliardi. La Regione come la Sicilia mette a disposizione 260 milioni di euro e prenderà 2 miliardi e 200 milioni di euro, e spesso queste risorse non vengono spese. Come mai il Veneto è stato svantaggiato? Ma perché c'è una analisi storica e una divisione storica delle risorse, cosa classica a livello italiano, e che ha spinto fortissimamente alle regioni del sud, al governo, aiutare le regioni del sud, cosa che può essere presa in considerazione se fosse una volta ogni tanto, ma quando diventa ormai da decenni questo tipo di linea strategica, penso che sia deleterio per tutte quelle regioni che in qualche modo spendono tutte le risorse e anche creano un'occupazione. Ci aspettano i prossimi 7 anni allora? Ma investimenti fortissimi sui giovani, forte sui giovani, sul cambio generazionale, sulla capacità loro di innovare, sull'innovazione come strumento di modernizzazione, sull'aggregazione per essere in grado di aggredire i mercati internazionali e essere competitivi in uno scenario globale che ormai è il luogo di dibattito di tutte le aziende agricole. Assessore, le dimissioni della De Girolamo, l'ennesimo ministro dell'agricoltura che lascia, quanto questo alternarsi può inficiare lo sviluppo del comparto nel nostro territorio? Beh, ovviamente quando si cambia un ministro è sempre una cosa negativa per il comparto. Diciamo che i rapporti tra Stato e Regione stanno andando avanti nella trattativa per il primo pilastro, cioè gli aiuti diretti. La negatività della sostituzione di un ministro è il fatto che per l'ennesima volta siamo assenti a livello comunitario, ed è il luogo dove si conta, dove si dividono le risorse e si fanno le regole anche per tutto il sistema, non solamente agricolo, ma penso anche al sistema della pesca. Se si è presenti a livello comunitario si dà un segnale importante di condivisione e costruzione delle regole, se invece si è assenti si arriva sempre dopo e si cerca di rimediare i danni che in qualche modo sono sul tavolo. Cioè, noi siamo sempre un po' in ritardo, dobbiamo giocare in difesa ogni volta. Ecco, probabilmente l'ipotesi di sottrarre queste competenze alle regioni può avere un futuro? Ma io, allora, da quello che vedo, se questi sono i risultati, è meglio che le competenze rimangano fortemente alle regioni, perché le regioni, almeno le nostre, spendono 100% delle risorse nel miglior modo possibile. I dati poi lo confermano, al di là del reddito delle imprese, che è un elemento importante da mettere sotto la lente di ingrandimento. Però il fatto che le normative comunitarie siano sempre costantemente contro il sistema italiano significa che è meglio che si cambi la testa a livello centrale piuttosto che a livello regionale. Peraltro il Veneto continua a crescere, l'economia veneta agricola continua a crescere, pur in una flessione del comparto a livello nazionale e soprattutto sull'export. Sì, noi abbiamo dei dati che confermano una crescita del Veneto sempre a 4-5% come produzione lorda vendibile, e sull'agroalimentare un'occupazione che va dall'8 all'11% ogni anno in più. Molti giovani sono entrati, quasi 3.000 negli ultimi 8 anni. Questo dovrebbe però dare anche un stimolo in più a qualsiasi livello di investire più in questo settore, perché credo che sia un settore determinante anche per l'economia del futuro. Abbiamo chiuso la trattativa per il secondo pilastro della politica agricola comunitaria,
Ma sono duplici le opinioni, perché da una parte c'è una soddisfazione perché partiamo con una programmazione con 1.200.000.000 di euro di investimento per le imprese agricole. Quella invece negativa è il fatto che potremmo averne avute molto di più se non avessero deciso a Roma di dare molti più soldi alle regioni, quasi il doppio, alle regioni che tra l'altro non spendono, e quindi ovviamente si poteva dare delle più aiuti a quelle regioni come quella del Veneto, che sull'agricoltura spende tutti i soldi che ha per le imprese agricole. C'è stato anche una questione che ha riguardato il piano irriguo nazionale, che ha sottratto risorse. In questo caso non c'è stato nulla da fare. No, non c'è stato nulla da fare, anche perché ho visto un po' di polemiche rispetto alla necessità di investire in questo comparto. Il piano irriguo nazionale è di competenza nazionale, mettiamo 300 milioni di euro, ma si deve sapere che questi 300 milioni di euro vengono sottratti al mondo agricolo. Quindi il mondo agricolo un'altra volta si fa carico di una competenza nazionale con risorse regionali che invece dovrebbero essere destinate agli imprenditori agricoli. Lo facciamo volentieri, ma si sappia che è così. In sostanza, che cosa cambierà? Le organizzazioni agricole hanno chiesto per esempio meno burocrazia. Ci sarà meno burocrazia, stiamo lavorando su un piano di sviluppo rurale molto più rapido, più veloce, con meno misure, più determinate allo sviluppo delle aziende agricole. Capitolo giovani e accesso al credito. Sì, strumenti finanziari diversi, non ci sarà solamente contro il fondo perduto, ma ci sarà anche il tasso agevolato, ci sarà un fondo di garanzia per dare la possibilità ai giovani e anche meno giovani di poter accedere al sistema del credito senza problemi, ma sicuramente nel piano di sviluppo rurale futuro insisteremo moltissimo sui giovani. Per quanto riguarda l'innovazione? L'innovazione è un tema importante, non utilizzeremo solamente le risorse del piano di sviluppo rurale, ma anche un altro tipo di programma che è l'Horizon 2020, che è importante, sempre comunitario, sull'innovazione, e cercheremo di fare sinergia a tutti questi strumenti per essere competitivi.